È l'estate delle guerre quelle belle, quando escono i nuovi prodotti. E parliamo della guerra tra Canon e Sony. Sono stati presentati da una parte e dall'altra ben tre corpi macchina Canon, corpi macchina Sony. In realtà sono stati presentati anche altri corpi macchina da altri brand, come ad esempio Nikon con la sua Z5, ma io non ne ho parlato. Beh, c'è un motivo per cui non ne ho parlato, è perché mi stavo tenendo un pochino fuori da tutte quelle che erano le novità di settore, di mercato, perché non volevo entrarci all'interno, ma mi sono reso conto che è interessante analizzare quelle che sono quello che sta accadendo, quindi non proprio parlare esattamente delle macchine che stanno uscendo, ma andare un attimo a vedere quello che c'è dietro. Dietro l'hype dedicato, valutare quello dell'hype che c'è stato dietro modelli come Canon R5, R6 e Sony A7 III S. È stato un anno, se non addirittura diversi anni, di trepidazione abissale intorno a questi corpi macchina. Perché? Perché c'era bisogno di uno svecchiamento in casa Sony, perché la Sony A7S II è stata presentata parecchio tempo fa, parliamo di circa 5 anni fa. Quindi era necessario uno svecchiamento e quindi era attesa da tantissimi filmmaker. Tutti quei filmmaker che poi nel tempo sono passati a Sony A7 III, perché è il giusto compromesso tra l'innovazione e la qualità delle macchine Sony. Io ho sempre avuto un dubbio sulle Sony A7S. Il mio dubbio piuttosto nasce in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 2 anni, dove la tecnologia mirrorless è talmente migliorata che probabilmente 200.000 ISO non li utilizzerei mai. Almeno parlo per quelle che sono le esperienze di set che ho fatto e che mi ritrovo a fare sempre. In queste esperienze di set mi ritrovo sempre a lavorare con camere con luce controllata. Quindi posizioniamo l'impianto luci, sappiamo come stiamo girando e normalmente, grazie a tutte queste lenti ultraveloci che sono in commercio, andiamo a lavorare di fino e non superiamo mai, nella peggiore delle ipotesi, quelli che sono i 6400 ISO. E quindi questa guerra agli alti ISO, alla gestione degli alti ISO che fa Sony, di sicuro è positiva perché porta tanta tecnologia anche in modelli minori, perché di sicuro una futura 7.4 gioverà delle tecnologie della 7S3, non avrà naturalmente gli stessi risultati, ma gioverà tantissimo di quelle che sono le feature che in questo momento possiede questa camera, ma probabilmente, dato anche il prezzo di lancio, parliamo di circa 4.200 euro sul mercato italiano, mi sembrano un pochino tantini, a meno che per una camera dedicata esclusivamente a dei videomaker, filmmaker che si occupano di eventi, ed è probabilmente questo il focus centrale di questa camera. E allora sono ben spesi. Perché dico videomaker d'eventi? Beh, perché stiamo ragionando su una camera che ha delle caratteristiche fantastiche per girare in 4K fino a 120 frame al secondo o a 60 frame al secondo senza andare in overheating oltre l'ora. Quindi vai in overheating oltre l'ora. Ciò significa che diventa una camera pienamente funzionale con cui si può tranquillamente lavorare, realizzare un videoclip musicale, eventi di qualsiasi genere e tipo, special modo per le performance che ha con le basse luci, perché ora è stato ancora di più implementato quello che è il sistema di gestione delle alte luci, quindi adesso possiamo arrivare a 500.000 ISO senza vedere un pallino di grana. Questa è la parte interessante di questo corpo macchina, ma è quella che la rende utile, è quella che la rende unica, ma a mio parere è quella che la rende inutile. Semplicemente perché, almeno per le mie esperienze di set, non ho mai utilizzato oltre i 6400 ISO. Raramente, ma proprio i casi estremi siamo arrivati a 6400, oltre non ci siamo mai spinti. Per tutta una serie di necessità, che sono quelle relative alla luce controllata, all'utilizzo dei diaframmi, quindi andiamo a sovraesporre tantissimo. Già di nostro, anche di notte, con lenti, ad esempio, cinematografiche. Io sono del parere che probabilmente in certe circostanze è meglio investire i soldi sulle lenti, di qualità piuttosto che sui corpi. Certo, per chi utilizza 7S2 dopo 5 anni,
una 7S3 non è assolutamente male, anche perché è abituato ad utilizzare quello stile. Dall'altro lato c'è Canon, Canon che ci ha presentato e ci ha mostrato due bellissimi corpi macchina che si basano sulla struttura dell'EOS R, quindi portano tutti i benefici dell'EOS R. E uno, l'R5, gira fino a 8K a 30 frame al secondo in RAW interno, mentre la Sony non registra in RAW. E dall'altro lato abbiamo una R6 che arriva fino ai 4K a 120 frame al secondo. Quindi siamo praticamente sulla competitor della Sony A7S3. Con la differenza che per essere competitor sotto il punto di vista del frame rate, probabilmente Sony A7S3 distrugge completamente la R6 in gestione dell'overheating, quindi del surriscaldamento del corpo macchina, grazie a un sistema di surriscaldamento per la dissipazione del calore che è stato progettato da Sony, mentre Canon invece ha soltanto da aggiornare le tabelle per l'overheating dei propri corpi macchina. Se ne sta parlando tantissimo in quest'ultimo periodo perché ha fatto davvero male a tantissime persone, a tantissimi professionisti che credevano tanto in Canon. Io, ad esempio, sono rimasto sorpresissimo dai modelli, dalle caratteristiche che ci davano a disposizione e non avevo ragionato sull'overheating. Oddio, ci avevo ragionato perché ho provato a comparare il corpo della S1H a quello della R5 prima del lancio ufficiale. E mi dicevo, perché su una Panasonic S1H c'è un ventolone così? E sulla EOS R no? Sono stati geni? Sono grandissimi? Beh, aspettiamo che esca sul mercato. E infatti c'è stata la magagna, c'è stato il problema. Problema che è diventato quello che un po' chiunque bazzica sul web conosce, il fatto che la EOS R5 ed R6, dopo un tot di tempo in base alla frequenza dei fotogrammi e alla grandezza del fotogramma, dopo tot di tempo si spengono e devono raffreddarsi. Ed è qui che vince Sony perché tende subito a precisare che la loro camera a 60p può arrivare fino a un'ora prima di andare in overheating, considerando che Sony era la prima che aveva le camere che andavano in overheating, vedi A6300 che era famosissima per non riuscire a registrare in 4K a più di 15 minuti, diciamo che è una vittoria. Un'altra batosta la prende Canon quando Tilta presenta il cage per la R5 con un ventolone da applicare dietro al corpo macchina per raffreddarlo. Questo significa che probabilmente gli ingegneri Canon hanno pensato un po' troppo ai numeri e poco all'utilizzo sul campo. Mentre dall'altro lato Sony ha fatto tutte le scelte giuste, almeno la maggior parte delle scelte le ha fatte giuste, ha seguito quelle che sono le richieste degli utenti, monitor orientabile 270 gradi, batteria più capiente, doppia slot, insomma siamo andati molto oltre con quella che è la gestione dei pixel, rimaniamo sempre su un sensore con 12 megapixel, e se quindi dette questi numeri tecnici, io quale comprerei? Non penso che cambierò il mio corpo macchina per uno di questi. Probabilmente aspetterò una 7.4 che prenda un po' di spunto dalle nuove uscite, perché tutta quella gestione degli alti ISO a me non servono. Quindi in ufficio utilizziamo Canon, non so se prenderemo o meno delle R6, probabilmente una R8, una R5. Io sono molto ma molto in dubbio, ma chissà, dobbiamo provarle, quindi toccarle con mano prima di poterle giustamente giudicare. Questa è una mia piccola disamina su quella che è la guerra che c'è in corso in questo momento tra Canon e Sony a colpi di presentazione di K. Ah, perché poi non dimentichiamoci che nella guerra dei K per i filmmakers entra in campo anche Blackmagic con la sua Ursa ad Mini 12K. Un altro discorso, altro video dedicato a quella cosa, totalmente un altro tipo di ragionamento da fare su quel corpo macchina lì perché è totalmente un'altra storia. Quindi questo era il mio punto di vista, cosa succederà, chi comprerà cosa, dobbiamo vedere un pochino. Per ora i preordini di Canon sembrano essere fantastici, tutti quanti vogliono le nuove Canon. Vedremo ora con la Sony in rilascio a settembre cosa accadrà. Insomma, ragazzi, grazie per aver visto questo video. Io sono Luca Oletta, se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti, mi trovate sempre su tutti i vari social. Cos'altro dirvi? Ci vediamo. Ah, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Insomma, grazie a tutti per aver visto questo video. Noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ripeto video, ma non fa niente. Video!